Ciao, benvenuta sul canale. Io sono Irene Vaticano, infermiera specializzata in allattamento di CLC, consulente baby wearing e parent coach. Oggi parliamo di un marsupio per neonati. Ciao e bentornata sul mio canale. Oggi video recensione, parliamo di un marsupio che è possibile utilizzare già con un bimbino piccolo che riusciamo a portarci per un pochino di tempo. Di cosa parlo? Parlo esattamente dell'Huggy Nest. Adesso ve lo faccio vedere, vi dico cosa ne penso e vediamo come usarlo. Eccolo qua! Questa è una delle tante colorazioni che ci sono, è la mia preferita tra l'altro perché quella è un po' più dark, mettiamola così, un po' più scura, eccetera. Quindi anche secondo me un po' elegante, che non è assolutamente male. Questo, come vedete, è la Huggy Berry, il brand, e appunto ci sono anche le fasce di questa fantasia e sicuramente me l'avete visto utilizzare quando Gaia era piccola. È un marsupio regolabile, partiamo da questo presupposto. Cosa significa? Che è regolabile in larghezza di seduta, in altezza di pannello. E per farvi vedere tutte le regolazioni, adesso andiamo a metterlo così ce le studiamo una per una. Per metterlo prendo il mio fascione, lo giro e lo attacco dietro fondamentalmente. Il bello è che in questo caso è regolabile sia a sinistra che a destra, quindi tanti hanno solo un aggancio e la regolabilità da una parte. Con questo possiamo proprio andare a regolare esattamente in maniera simmetrica. E quindi quando andrò a tirare dietro dovrò tirare contemporaneamente da entrambe le parti per andare a posizionarlo. Intanto guardiamo subito che ha il doppio aggancio, quindi aggancio a fascione e aggancio a pannello. Qua lo vedete a fascione e qua se lo sganciamo lo possiamo agganciare a pannello. Quindi in questo caso agganciato a pannello, in questo caso agganciato a fascione. Qual è la differenza? La differenza è che a pannello stanno i bimbi approssimativamente fino ai 6 mesi di vita, a fascione, mentre a pannello dopo. Perché? Perché finché il bambino non sta un po' dritto con la sua di schiena, l'aggancio a pannello potrebbe risultare un pochino rigido sulla schiena. È approssimativo, dipende da bambino a bambino. Adesso noi ipotizziamo di andare a mettere dentro un bimbino un pochino più grande, quindi aggancerò a pannello anche questa parte qua. Un'altra regolazione molto importante è quella tra lo spallaccio e il pannello, perché in questo punto, come vedete, non è imbottito in confronto al resto dello spallaccio, quindi questa distanza va a creare distanza tra noi e il bambino. E di base non ci dovrebbe essere, lo possiamo usare se per esempio dobbiamo allattare nel marsupio o se siamo più comodi quando i bimbi in genere diventano un po' più grandi, diciamo che quando sono piccini qua è utile tenere tutto chiuso. Ovviamente le mie sono indicazioni generiche. Per quanto riguarda invece la regolazione della seduta, come vedete io adesso l'avevo aperta al massimo, ma si regola tramite velcro. In questo modo si fa scorrere, questo ipotizziamo, questo è il minimo, per esempio, guardate che differenza, come diventa piccola effettivamente e non ingombra in realtà. Se lo guardiamo, il quantitativo di tessuto piegato non è tantissimo, eppure diventa molto piccolo. Quindi io lo apro leggermente e andiamo a mettere appunto il bambolotto come se fosse un po' una via di mezzo, né troppo piccolo né troppo grande, così lo vediamo assolutamente indossato. Ok, ho indosso il marsupio, in questo caso vediamo che il bambino è assolutamente troppo piccolo per l'altezza del pannello. Possiamo ovviamente regolarla, abbiamo detto, quindi come la regoliamo? In questo caso la regolazione è fatta tramite questa fibbia, ok? Quindi si tira bene questa parte qua e poi lo si fa passare qua dentro, idem dall'altra parte. Quindi tirando così non funziona, devo prima tirare bene sotto e poi farlo passare qua dentro. A questo punto
sarà sicuramente meglio. Non si riduce tantissimo, sono onesta, poco poco, sufficiente ma non tantissimo rispetto ad altri marsupi. Un'altra regolazione che ha, che sicuramente è molto utile, è quella della regolazione cervicale, soprattutto quando si usa con bimbi tanto piccoli. La regolazione cervicale si fa in questo modo, quindi qua vado a premere e tiro, in modo che il collo sia ben contenuto, perché il problema dei marsupi con i bimbi piccoli è proprio quello che non riesca a dare stabilità al collo. Sto guardando se mi sono persa qualcosa, direi di no. Quindi questo è chiuso tutto, qua abbiamo regolato, in mezzo abbiamo la chiusura, il fascione, doppio aggancio, la regolazione della seduta tramite velcro. Questo bambino non è messo benissimo, quindi vi faccio vedere perché. Perché è seduto qua sul fascione ed è anche per questo che rimane alto il pannello. L'ho fatto apposta per farvi vedere questa cosa qua. Quindi cosa devo fare in questo caso? Lo alzo e vado a posizionarlo bene, quindi non sul fascione ma nell'amaca del tessuto, ed ecco che quasi quasi sembra ridotto anche troppo l'altezza del pannello. Potremmo lasciarla anche un pochino più lunga. Questo per farvi vedere uno degli errori che si può fare più frequentemente quando mettiamo questo marsupio, perché effettivamente la riduzione del pannello non è tantissima, ma è un marsupio che veste relativamente piccolo, che quindi coi piccoli piccoli, diciamo intorno al mese, secondo me si può già utilizzare molto bene. È morbidissimo, 100% cotone, davvero morbidissimo. Anche questa parte, se ci dà fastidio troppo lunga, la possiamo accorciare, tanto quanto nel momento in cui il nostro bimbo dorme possiamo andare a fare un aggancio qua. C'è proprio il cosino, diciamo, apposta. Facciamo passare il cordino e terrà ben solido il capo del bambino, sempre premesso che qua ovviamente deve essere a livello cervicale, deve essere comunque contenuto bene. Quando non ci serve possiamo ridurlo, così ci dà meno fastidio, o se il nostro bimbo è piccolo non abbiamo bisogno di tutto il tessuto, ci basta esattamente questo qua. Quindi come marsupio ergonomico mi piace moltissimo, è molto morbido, gli spallacci non sono troppo imbottiti e il fascione è abbastanza rigido, ma molto confortevole in vita. Non ha tantissime regolazioni, ha quelle giuste che servono, quindi da parte mia è promosso e utilizzabile assolutamente con bimbi molto piccoli. L'unica, diciamo, pecca è che secondo me non è utilizzabile molto molto a lungo, intorno all'anno. Se il bambino non è troppo grosso ce la facciamo, di più non credo che riusciamo a sfruttarlo, però un anno per un marsupio è assolutamente un'ottima cosa. Se lo vuoi comprare ti lascio in info box il mio codice sconto con cui riuscirai ad avere appunto un prezzo un pochino di favore.